Nel giorno in cui si celebra la liberazione dal regime nazifascista, il ricordo di una delle pagine più nere scritte dalla storia, l'olocausto, il genocidio degli ebrei. Per il terzo anno consecutivo, per iniziativa della provincia di Potenza, i ragazzi di alcune scuole superiori si sono recati in visita ai campi di sterminio in Polonia. Cinzia Grenci. Mi ha colpito sia vedere ma anche sentire anche solo il silenzio. Quanto urla effettivamente in questi luoghi il silenzio, quello che ci può dire? Sicuramente l'immagine che ho fissa nella mente è la sala con tutti i capelli messi lì a ricordare le migliaia di donne e di uomini che sono stati uccisi e privati della loro dignità. È scioccante per questi ragazzi la visita sui luoghi dello sterminio. Tra Birkenau e Auschwitz, dal 1941 al 1945, i nazisti hanno ucciso milioni di ebrei, la colpa più grande di cui si sia macchiata la coscienza europea nel secolo scorso. Non dimenticare è fondamentale per evitare che tragedie come questa si ripetano. E così, da 3 anni, la provincia di Potenza si fa promotrice di un viaggio con gli studenti delle scuole superiori in Polonia, tra le vergogne delle baracche in cui venivano stipati come bestie, uomini, donne e bambini, le cosiddette sale della sauna, dove venivano rasati e disinfettati, le camere a gas e le fosse comuni. Quest'anno, oltre 80 i ragazzi degli istituti Levi di Sant'Arcangelo, Sinisgalli di Senise, Da Vinci di Potenza, del liceo classico di Lavello e dello scientifico di Muro Lucano, accompagnati dai loro docenti, che hanno visitato i lager e il museo della Shoah e hanno potuto anche incontrare i sopravvissuti. La memoria io credo deve rimanere, deve soprattutto sedimentare attraverso le nuove generazioni per un futuro che deve essere migliore, di pace e senza violenza.